Salve amici, siamo nuovamente nell'orto ed oggi raccogliamo i fiori di cetriolo, gustosissimi, per preparare ottime pietanze, per primo o secondo. Lo stesso metodo di raccolta e la stessa qualità in cucina l'abbiamo anche con i fiori di zucchina o di zucca, che sono davvero molto molto gustosi. Andiamo a riconoscere quali fiori poter raccogliere. La pianta ha più di un fiore. Un fiore cresce alla punta del frutto, che è piuttosto doppio, mentre l'altro ha lo stelo sottile. Vedete, è molto sottile. Il fiore alla punta del frutto lo lasciamo stare, mentre raccogliamo quello con lo stelo sottile. Tagliando lo stelo direttamente con le punte delle dita, a 2-3 cm distante dalla pianta. Se il fiore presenta un po' di terriccio oppure formiche, andiamo semplicemente a scuoterlo. Qui il fiore che ci interessa è nato al fianco all'ortaggio. E facciamo la stessa cosa. A circa 2-3 cm lontano dalla pianta andiamo a tagliarlo con le punte delle dita. E lasciamo il fiore alla punta dell'ortaggio. Non lo raccogliamo. Con i fiori di zucchina, zucca o cetriolo si possono fare degli ottimi primi pasti a base di riso oppure pasta. Impanati e fritti sono gustosissimi per un secondo piatto leggero. Il fiore che lasciamo al frutto donerà fortezza nella crescita del frutto stesso. Dopo la raccolta, il giorno dopo troveremo altri fiori che andremo nuovamente a raccogliere per preparare i nostri piatti preferiti. Magari in un prossimo video vi farò vedere come fare il pesto con i fiori di zucchina, zucca o cetriolo. Ed è ottimo, gustosissimo, per condire un primo piatto a base di pasta. Iscrivetevi al canale amici e attivate la campanellina così da ricevere le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Ciao, alla prossima!